Amici di Extra Doria, benvenuti dalla vostra Federica Ruggero. Ci tocca dirlo. Genova è solo blu cerchiata. E quindi parliamo di questa bella vittoria, proprio godimentosa del derby e anche di molto altro con i nostri ospiti, a partire da Leonardo De Virgilio, vicepresidente di Tasso Blu Cerchiata. Buongiorno a tutti. E poi il nostro giornalista Andrea Lazzara, che tra l'altro ormai fa parte della nostra squadra. In qualche modo, Raffa, abbiamo voluto. E infatti sei tu che insomma, ogni giorno ci racconti che tempo farà sulla nostra Genova e Liguria. Io e il collega Federico Grasso di Arpal produciamo appunto le previsioni meteo per Extra Liguria. Bene. Allora, Leonardo, voglio proprio capire quanto stai godendo. Ma la goduria è tanta perché prima di tutto è venuto anche un risultato storico, perché è il secondo derby vinto dopo 50, dopo 57 anni, esatto. Erotti, e quindi è già quella una bella goduria. E poi la goduria maggiore è anche vedere anche loro che stanno rosicando da matti in lungo e in largo e chissà che il buon presidente Preziosi non ci faccia qualche regalo nei prossimi giorni, nel prossimo futuro. Io saluto Marco Liguori intanto, che gli ha tagliato la sciarpa, ha fatto bene, ha portato fortuna. Andrea, è stata nel primo tempo una partita tutto sommato abbastanza insomma equilibrata. Sì. Nel secondo la Sampdoria ha dominato decisamente. Sì, sì, direi che è stato proprio così. Nel primo tempo il Genoa, devo dire, era messo bene in campo, corso tanto, la Sampdoria è stata molto intelligente, credo, attendista, ha saputo gestire la situazione, perché poi sai, in un derby l'episodio che magari può portare una squadra o l'altra in vantaggio, e poi anche se hai preparato tutto, certo, poi la Sampdoria ha gestito tutto molto in maniera intelligente. Quando sono usciti dagli spogliatoi dopo la fine, all'inizio del secondo tempo, si vedeva che insomma c'era una squadra che voleva veramente la vittoria e l'altra che annaspava. Tra l'altro credo che la Sampdoria, ci sia un aspetto di cui parlano poco tutti, la Sampdoria anche nei dati non è una delle squadre che corre di più in Serie A, ma corre bene, sì, fa girare molto il pallone, e infatti si vede dalle rimonte, dai gol segnati nei minuti finali, insomma è una squadra che fino al 90esimo può far male all'avversario, questo. E infatti Leonardo, i dati, i numeri parlano abbastanza chiaro, perché in questo girone di ritorno su 9 partite abbiamo preso 18 punti. Siamo praticamente la seconda squadra dopo, esatto, la Juve. Esatto, diciamo che nessuno di noi, me per primo, si aspettava un girone di ritorno così. Però poi le partite chiaramente fanno storia a sé, è arrivata la vittoria, è arrivata la vittoria anche insperate contro squadre fortissime. E ora andiamo avanti, speriamo, ora obiettivi tanto, diciamo, tanto alti non ce ne saranno, però secondo me fino al campionato una bella posizione in classifica permetterebbe anche di avere degli introiti a livello economico dalla Serie A, e magari cercando di evitare di fare il girone eliminatorio di Coppa Italia, che anche quello sarebbe anche una cosa positiva. Infatti l'unico risultato che non è andato bene è stato il gol al 92esimo della Fiorentina contro il Cagliari, perché io sono convinto che la Fiorentina possa essere nel mirino della Sampdoria. Tra l'altro c'è lo scontro diretto qui, tra poco. Hai detto dei punti del girone di ritorno, ne ha fatti 17 nelle ultime 7 partite, perché poi alle prime due ha pareggiato con l'Empoli, ha perso a Bergamo, poi ha cominciato. Sì. E 17 punti in 7 partite sono una tantissimi. Media pazzesca. E quindi tutto sommato diciamo che veniamo alla partita con la Juve, dove sappiamo chi ci troviamo di fronte. Eh sì. Però guardiamo anche un po' la situazione, insomma la Juve ormai praticamente ha vinto il campionato. Sì. Diciamo che gli obiettivi che si era posta sono stati perlomeno centrati tutti, quindi potrebbe anche arrivare, come dire, non proprio con il coltello tra i denti. No. Essendo la Juve non credo, okay. La Juve proprio per mentalità ha un imprinting per cui si va sempre per far male all'avversario, per vincere, e il tasso tecnico della squadra. Beh, è indubbiamente, certo, è una delle 8 dei quarti di finale di Champions, quindi motivo ci sarà, però credo che la Sampdoria ha la testa sgombra, ha dei giocatori che si vogliono mettere anche in mostra. Brutto da dirsi forse per chi, però è chiaro che la partita contro la Juve è una bella vetrina. Ha un allenatore che forse un pochino magari potrebbe avercela anche con la Juve, sì, perché si era parlato in epoche passate di lui anche alla Juve, di Giampaolo, ma che ha dimostrato di sapere col proprio gioco fermare gli avversari in maniera adeguata. Il grande entusiasmo del pubblico, beh certo, speriamo anche veramente della squadra, tanta gente allo stadio, quindi sì,
gli ingredienti per ci chissà. Potrebbe essere, il presidente Ferrero dice ci voglio credere, io ci credo. Ma ci crede lui e ci crediamo anche noi un pochettino, cioè ora speriamo di non fare la figura che abbiamo fatto all'andata, diciamo che abbiamo fatto una partita abbastanza remissiva a Torino. Sono convinto che ora, cioè, il gruppo è coeso, secondo me sono tutti uniti e magari, cioè, se uniscono le forze si può anche sperare di ottenere un risultato positivo, perché no? Cioè, poi, come dicevo prima, la palla è rotonda, sì, magari un episodio, L'ultima vittoria, Andrea, che abbiamo fatto insomma con la Juve risale al 2010, gol di Cassano, quando ci siamo qualificati noi alla Champions. Sì, sono passati tanti un anni, po' di annetti. Sarebbe il caso di insomma cambiare un po' qualcosa in questo senso, però dicevamo dell'importanza di questa partita, è una partita importante anche perché comunque poi c'è l'Inter, poi c'è la Fiorentina, all'andata lasciamo perdere la partita contro la Juventus perché poi era stata giocata un po' dalla Sampdoria B, ma insomma c'era anche... Ci sono delle partite che possono davvero dare il colore, come diceva prima un amico, a questa stagione, perché la Sampdoria può arrivare ottava, però soprattutto può passare la storia come la stagione in cui la Sampdoria ha fatto dei risultati contro le squadre grandi. E non è banale, perché anche negli anni passati, anche quando le cose andavano bene, anche la Sampdoria di Mihajlovic, che poi è arrivata in qualche modo in Europa, faticava con le grandi. Sì. E invece quest'anno la Sampdoria, insomma... Fa bene e ci sta divertendo, che è anche una componente insomma da tifoso, certo, non da poco. Leonardo, siamo in chiusura, io so che tu hai da darci un appuntamento importante, una bella iniziativa. Allora, c'è una festa a Tasso, il paese dove abito io, e abbiamo organizzato con gli altri amici del consiglio direttivo una festa, la prima festa Tasso Blucerchiata, dove parteciperanno come ospiti Cristian Pugioni, sampdorianissimo, e Lucas Torreira, che è diciamo una delle punte diamante della Samp di quest'anno, perché poi sarà da mangiare per i beati, diciamo. Vedo che si mangia, si beve, ci si diverte. Si mangia, si beve, i prezzi sono abbastanza contenuti, okay. 20 euro adulti e 10 bambini. Per prenotare... C'è una pagina Facebook, Tasso Blucerchiata, dove si potrà vedere il volantino, ci sono i numeri di riferimento con cui prendere contatti eventualmente. Sbrigatevi perché ci sono pochi posti disponibili ancora. E preparate il mate per Torreira perché gira sempre col mate, è arrivato anche in sala stampa l'altra volta col mate. Quindi... Perfetto. Bene. Sarà fatto allora. Sarà fatto. Tutto assist. Pronto allora. Bene, il nostro tempo insieme finisce qui, io vi do appuntamento come al solito giovedì prossimo e commenteremo insomma questa bella partita che ci aspetta nel nostro fortino di Marassi. Grazie per essere stati con me, ringrazio Leonardo, piacere. Ringrazio Andrea. Grazie a voi. E ci vediamo sempre qui su Extra Doria.